Venerdì 7 luglio, braccia incrociate per i metalmeccanici d'Italia, presidio anche a Cuneo di fronte a Confindustria. Grandi invasi e siccità, i sindaci monregalesi chiedono merito sui finanziamenti dei prossimi lotti di Serra degli Ulivi. È partita la stagione dei saldi estivi a Cuneo, il punto con Ricchiardi di Federmoda. Rinnovata per 3 anni la convenzione con la Lida per la gestione del canile municipale di Cuneo. Buonasera dalla redazione del telegiornale di Telegranda. Apriamo purtroppo questa edizione ancora con una notizia di un grave incidente mortale successo nella mattinata di oggi 6 luglio a Sampeire. La vittima è Luciano Martino, classe 68, e sarebbe morto in seguito, intorno alle 10, in seguito ad una caduta dal tetto dell'abitazione in Borgata Sant'Anna di Sampeire che stava ristrutturando. La ricostruzione è stata affidata ai carabinieri intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco. Si tratterebbe di un incidente avvenuto sul tetto della baita di sua proprietà. L'uomo stava infatti verificando lo stato di salute della copertura della struttura per programmarne il ripristino. L'edificio, fra l'altro, era già stato protagonista nel corso dell'autunno del 2022 di un incendio che infatti lo aveva particolarmente danneggiato, e questi dovevano essere i lavori di messa in sicurezza e di ripristino per l'utilizzo dello stabile. Cambiamo argomento. Sciopero nazionale dei metalmeccanici nella giornata di venerdì 7 luglio. Ci sarà una manifestazione con presidio anche a Cuneo di fronte a Confindustria. Un commento sullo sciopero nazionale di 4 ore che è stato indetto per venerdì 7 luglio. Allora, lo sciopero dei metalmeccanici del 7 luglio sembrerebbe uno sciopero contro qualcosa, contro qualcuno, in realtà è per rilanciare l'industria nel nostro paese, industria che è stata lasciata indietro per troppo tempo, non è presente nell'agenda del governo o comunque se c'è è agli ultimi posti. La nostra iniziativa serve proprio a rimettere sul tavolo e in prima fila l'argomento dell'industria nel nostro paese. Innanzitutto chiediamo che il governo si attivi per poter accedere ai fondi PNRR. Ci sono alcuni piccoli settori che sono riusciti ad agganciarcisi, e invece altri hanno bisogno proprio dell'intervento del governo perché possa dare dei fondi, perché fino ad oggi c'erano i fondi della fabbrica 4.0 che hanno permesso le aziende di investire, innovarsi e restare nel mercato. Oggi c'è necessità di accelerare sull'argomento dei fondi PNRR per la riconversione e per l'innovazione tecnologica, e questo non può avvenire se il governo non interviene, perché altrimenti le aziende stanno ferme in attesa che arrivino questi fondi. Non è uno sciopero contro il governo, si intende proprio invece pungolare il governo, perché ci rendiamo conto che le emergenze sono tante, e questa, secondo noi, quella di una visione a lungo termine è importante, perché se oggi l'occupazione è in ripresa, è vero che questo non può rimanere costante se non si corre dietro agli altri paesi che invece stanno cogliendo appunto le opportunità che arrivano dal PNRR, quindi si rischia poi nuovamente di essere dietro agli altri a rincorrere, e l'Italia in questo ci ha insegnato che purtroppo siamo maestri. Parliamo ancora di cronaca. Continuano i temporali ad abbattersi sul territorio cuneese. Nella giornata di oggi i temporali hanno allagato la città di Alba, ma ha causato anche numerosi danni in tutto il territorio del Roero fino al confine con il Braidese. Le immagini che state vedendo, che ci sono state gentilmente concesse da Roberto Cavallo, riguardano proprio i danni provocati dall'acqua, dall'abbondante nubifragio
disagio ad Alba, in questo caso la situazione che ha causato maggiore disagio è in Corso Europa, via Vivero e anche al piazzale della stazione ferroviaria, dove sono stati registrati danni anche a diverse auto colpite proprio dalle violente grandinate. Il temporale si è abbattuto, come detto, anche nel territorio delle Langhe e Roerino fino al confine con il Braidese, dove saranno valutati nei prossimi giorni i danni causati dalla grandine alle colture, ed in particolare ai noccioleti. I chicchi di grandine erano particolarmente grandi. E a proposito di eventi climatici, di quelle che dovrebbero essere le prevenzioni, parliamo soprattutto di siccità e degli interventi che serviranno sul territorio cuneese, ma piemontese in maniera più estesa, per cercare di affrontare la crisi idrica qualora si ripresentasse così come si è presentata lo scorso anno. Dunque, si deve procedere per gli invasi. Serra degli Ulivi, il primo lotto è già iniziato, i finanziamenti sono arrivati lo scorso anno, non si sa però quando arriveranno quelli necessari a portare avanti il progetto, da qui la necessità di convocare una conferenza stampa ufficiale per conoscere lo stato dell'arte del progetto e dei finanziamenti. La pioggia delle scorse settimane non deve spostare il problema. Gli invasi in Granda servono, perché se almeno uno dei tre programmati fosse già stato realizzato, di scorta ne avremmo fatta parecchia. A dirlo sono i sindaci del territorio monregalese, che aspettano dal 2009 la realizzazione del grande invaso di Serra degli Ulivi, progetto lungimirante che però è rimasto nel cassetto nonostante l'insistenza dei consorzi, fino a quando la terra non è diventata troppo asciutta per poter procrastinare ancora la sua realizzazione. Dello scorso anno la bella notizia del finanziamento del primo lotto, 36 milioni di euro dei 238 necessari a realizzarlo tutto, ma da allora non sono arrivate notizie su nuove disposizioni per il proseguo del cantiere. Anzi, dello scorso maggio la notizia che la Granda era rimasta fuori dai giochi programmati dal governo, che aveva assegnato fondi a 5 regioni per un ammontare di 100 milioni di euro da investire in interventi di contrasto alla siccità. Beh, 28 destinati al Piemonte sarebbero andati tutti all'Alto Novarese. Il piano però c'è, i progetti anti-siccità pure. Oggi i sindaci però vogliono sapere a che punto siamo. Lo riferiranno dalla Regione il presidente Alberto Cirio e gli assessori competenti, che lunedì pomeriggio saranno presenti alla conferenza stampa convocata pubblicamente a Chiusapesio. Se portiamo avanti il primo lotto senza puntare a completare l'intera impresa non servirebbe a nulla, dicono. Solo in provincia di Cuneo sono stati a questo proposito stanziati 238 milioni di euro per Serra degli Ulivi, per i consorzi Belerotto Mussi e in Valle Gesso, spazio anche per l'invaso Reboissimo in Valle Maira. La promessa in questo caso è di 95 milioni di euro, capace di raccogliere un terzo dell'acqua di Serra degli Ulivi, 3,8 milioni di metri cubi, costa 145 milioni ed è frutto di una partnership tra pubblico e privato. Il punto ora è semplicemente capire quando e come verranno programmati effettivamente i lavori. Nella cronaca di oggi anche l'incendio divampato all'interno di una ditta specializzata nello smaltimento dei rifiuti. Siamo a Fossano, la ditta è La Rosso in via Ghiglione. L'incendio sarebbe divampato intorno alle 14 del pomeriggio, immediato l'intervento dei vigili del fuoco con diverse squadre per cercare di contenere le fiamme e soprattutto limitare i danni. Pare che le fiamme siano partite dal malfunzionamento di una strumentazione meccanica, però gli accertamenti sono ancora in corso. Soprattutto sono in corso gli accertamenti da parte dell'ARPA per verificare lo stato di salute dell'area in seguito all'incendio, che ovviamente ha coinvolto anche del materiale inerte che avrebbe potuto provocare un inquinamento localizzato. Ed ora parliamo di saldi, è partita ufficialmente la stagione, naturalmente anche a Cuneo, vediamo quali sono le previsioni. Prendono via in queste ore i saldi estivi, sotto che auspici partono questo momento importante fondamentalmente per il commercio? Innanzitutto una cosa importante, per quest'anno per la prima volta in tutta Italia i saldi partono la stessa data.
6 luglio ed è una cosa importante per non confondere comunque il consumatore con date differenti rispetto a regioni che sono magari limitrofe, dove per intenderci magari un tempo in una regione la data era precedente all'altra. Ovviamente anche in base a quelli che sono i dati i saldi restano un momento importante per il commercio. Guarda, ti leggo tre numeri molto importanti. Il valore dei saldi estivi è stimato in circa 3,4 miliardi di euro. Le famiglie che sono, diciamo, interessate sono circa 15,8 milioni per un saldo a famiglia di acquisto stimato di 213 euro e pro capite 95 euro. Quindi è una voce molto importante per l'economia, diciamo, dei singoli negozi. Ecco, ovviamente quest'anno c'è una novità perché i saldi in qualche modo partono nel segno della trasparenza, di una trasparenza maggiore. Sì, diciamo che la novità di quest'anno è l'applicazione dal 1 luglio del nuovo codice di consumo che modifica le norme sugli sconti, le promozioni e le liquidazioni e le rende più chiare e leggibili. Uno strumento in più per il consumatore. Esattamente. Esattamente. Dico ancora una cosa che ciononostante diciamo che questa è un'occasione per le famiglie per rinnovare il guardaroba a prezzi scontati, di conseguenza è un'occasione che comunque ci aspettiamo possa essere apprezzata da chi è interessato eventualmente a rinnovare quello che è il suo guardaroba con i colori nuovi della stagione e quant'altro. A proposito di commercio andiamo a Savigliano, dove l'Ascom Cittadina ha presentato il report economico 2022 relativo allo stato di salute dei negozi della città e dello stesso commercio. Sembra di essere tornati, dicono, ai livelli pre-pandemici. Report economico locale presentato dalla Confcommercio di Savigliano, un'analisi del tessuto economico dei negozi di Savigliano e i dati che emergono sembrerebbero insomma positivi. Sì, non possiamo assolutamente lamentarci dei dati che emergono, anche perché come diciamo sono dati reali relativi ai 10 comuni della nostra Confcommercio. Un commercio sano che però evidenzia alcune criticità. Stanno chiudendo i negozi che lavorano, i negozi che fatturano, una mancanza di cambio generazionale che ci spaventa, quindi dobbiamo rendere appetibile il commercio ai nostri giovani, facendogli capire che l'attività imprenditoriale è un'attività che rende e che può dare soddisfazione. Ecco, in qualche modo c'è anche un ritorno un po' ai livelli pre-pandemia. Diciamo che i dati sono assolutamente incoraggianti, anche perché il primo anno completo 2022-2019 senza limitazioni e chiusure. Sicuramente per alcune attività ci sono stati degli incrementi, per altre e per la maggioranza si è rimasti stabili sui valori pre-pandemia. Ecco, ci sono dei settori che vanno meglio, altri che vanno peggio? Assolutamente sì, alcuni però sono anche un pochino falsati, tipo dai bonus 110, quindi vediamo degli incrementi esagerati nel settore edile, ovviamente merito dei benefici fiscali, e altri invece segnalano tipo delle criticità che sono quelli purtroppo dei giornali, vendita dei periodici, un settore in crisi ma ormai da tanti anni. Noi abbiamo preso come origini di questi dati i bilanci delle nostre aziende da una parte, i dati della Camera di Commercio dall'altra, e li abbiamo analizzati anche con lo storico presente nei nostri archivi. Un dato ad esempio interessante che noi sapevamo ma volevamo certificare in maniera certa era quello proprio per dell'invecchiamento delle nostre imprese medie legato al ricambio generazionale. Abbiamo fatto un'analisi sui nostri associati del 2009 e quelli del 2022 e l'età media è cresciuta, dai 44 anni era l'età media nel 2009 per arrivare ai 49 anni nel 2022, quindi un invecchiamento di 5 anni in 13 anni è un dato interessante che fa riflettere. Un'altra analisi che abbiamo fatto, ad esempio, era quello legato alle imprese gestite da persone non nate in Italia, e anche qua è emerso un dato interessante, in senso assoluto un 17% di imprese di origine straniera, ma il dato interessante è che di un 40% delle imprese neocostituite nell'anno 2022 era fatta da persone non nate in Italia, quindi questo è un altro dato interessante che fa riflettere sull'andamento del mercato. Abbiamo fatto una mappatura anche di tutte le attività, lo stiamo facendo, vorremmo riportarlo su tutti i centri della nostra associazione,
dove stiamo facendo proprio quest'anno questo controllo per verificare, e i dati li avremo poi nei prossimi anni, su ad esempio i locali sfitti, che è un altro elemento importante sul quale noi come associazione, ma anche le amministrazioni, devono e dobbiamo tutti insieme fare dei ragionamenti, perché un locale vuoto, un locale spento, crea degrado per la città e non solo per il commercio locale. Restiamo a Savigliano, dove l'ANAS ha programmato il risanamento degli asfalti sulla statale 662 in direzione Saluzzo, per consentire l'esecuzione dei lavori a partire da lunedì prossimo 10 luglio e fino a venerdì 4 agosto. Sarà in vigore un senso unico alternato ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Intanto aggiorniamo anche la situazione dell'Albese, della quale abbiamo parlato già nel corso dell'edizione del telegiornale, gravemente colpita da un nubifragio anche con forti grandinate, riferiscono di chicchi di grandine grossi quanto delle palline da tennis, una grandinata eccezionale, fa sapere la regione Piemonte, che sta raccogliendo le numerose segnalazioni che arrivano da tutto il territorio del Roero Cunese, ma anche quello astigiano, torinese e alessandrino, ed una buona zona delle Langhe Albesi. Ci arrivano segnalazioni di chicchi grandi come palline da tennis e ingenti danni alle coltivazioni, spiegano il presidente della regione Alberto Cirio e l'assessore all'agricoltura Marco Protopapa. Ci siamo immediatamente mobilitati, già questa sera annunciano, andrò in alcune delle località colpite per verificare la situazione nella giornata di domani, quindi venerdì 7 luglio. Funzionari eseguiranno una serie di sopralluoghi per una prima stima dei danni all'agricoltura. Abbiamo già attivato tutte le procedure per la richiesta dello stato di calamità, perché i danni sono davvero ingenti e gli agricoltori dovranno essere risarciti. Cambiamo argomento, torniamo a parlare degli eventi estivi, il calendario, quello programmato dalla Diocesi Unificata di Cuneo e Fossano per i giovani, nel prossimo servizio. Monsignore, siamo nel pieno del periodo estivo, sinonimo anche di tante attività, tante riflessioni, tante gli appuntamenti messi in piedi dalla Diocesi di Cuneo e di Fossano. Sì, le varie parrocchie si stanno dando molto da fare nelle attività estive, che sono prevalentemente l'estate a ragazzi in sede e fuori sede, attraverso gite, attraverso attività formative, attraverso giochi, e tante anche attraverso i campi scuola che fanno in montagna, eccetto una parrocchia che lo fa al mare, perché già sono abitualmente in montagna. Ecco, queste sono le grandi attività che sono in corso in questo momento. Quest'anno però abbiamo un appuntamento ben più importante, che riguarda la Giornata Mondiale della Gioventù, che da alcuni che viene fatto ogni 4 anni. È il Papa che convoca i giovani, quest'anno si farà a Lisbona, e noi ci stiamo organizzando anche perché abbiamo tanti giovani che ne prendono parte. Io sarò anche pellegrino assieme a loro. Ecco, saranno 660 giovani che partono dalla nostra diocesi per Lisbona. Questo avverrà alla fine di luglio e la prima settimana di agosto. Alcuni staranno via per 15 giorni facendo un gemellaggio con la diocesi di Coimbra, altri partiranno soltanto per l'ultima settimana, l'incontro mondiale con altri giovani e con il Santo Padre. Ecco, tanti giovani che sono coinvolti in queste iniziative, segno che sono appuntamenti che sanno ancora parlare anche ai ragazzi e alle ragazze. Sì, certamente sono degli appuntamenti importanti. Bisogna fare attenzione che questi appuntamenti diventino però fonte anche di impegno successivo poi nella nostra realtà, nelle nostre parrocchie, nella nostra città, ecco, di modo che la fede possa essere vissuta dai giovani anche nel concreto della quotidianità. Ed ora parliamo di successi sportivi. Abbiamo sicuramente, decisamente, una nuova stella. Questa volta stiamo parlando però del nuoto. Noi l'avevamo già incontrata e le immagini che vedrete fra poco si riferiscono proprio all'intervista realizzata nel corso di uno dei suoi primi successi sportivi. Parliamo di Sara Curtis, che oggi è medaglia d'oro nei 50 stile libero ai campionati juniores di nuoto di Belgrado. Classe 2006, sanvigliane. E
e sale sul gradino più alto del podio nella gara sulla sua distanza preferita, e di 25 secondi e 14 il tempo che le fa conquistare l'oro azzurro, e che migliora ancora il risultato delle semifinali che sono state affrontate nella giornata di ieri. Dopo l'oro dell'anno scorso, appunto, in Romania, le ragazze trainate da Sara hanno anche vinto la 4% stile libero col tempo di 3 minuti 40 secondi e 60. Ed ora parliamo di una convenzione che riguarda una struttura molto importante per il capoluogo della Granda, il canile comunale, che sarà gestito per i prossimi 3 anni ancora dalla Lega Italiana per la Difesa degli Animali. Il canile municipale di Cuneo ancora affidato alla LIDA. Nel triennio 2020-2022 al canile municipale sono passati 764 cani, di questi 140 sono stati adottati, 129 sono stati restituiti ai proprietari, mentre 495 trasferiti in altri canili. Nel triennio sono state inoltre effettuate 218 catture a seguito di segnalazioni. Attualmente nel canile del capoluogo della Granda, che ha una capienza massima di 64 esemplari, vi sono 12 cani anziani con importanti patologie. Ad accudire gli animali in via Torino sono i 23 operatori volontari della Lega Italiana Diritti degli Animali, la LIDA, che ha gestito il canile municipale nel triennio passato e che a partire dal 1 luglio è nuovamente affidataria dell'incarico a seguito della partecipazione alla manifestazione di interesse bandita dal Comune di Cuneo. L'amministrazione ha modificato da questo triennio in poi le procedure di selezione pubblica, prima espletate con una gara d'appalto pubblica aperta a privati ed enti del terzo settore, per riservarla ad organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro, questo a maggior tutela degli animali. La convenzione, firmata da LIDA e Comune di Cuneo, scadrà il 30 giugno del 2026. L'amministrazione comunale è impegnata a rimborsare le spese sostenute nello svolgimento delle attività per un importo annuo massimo pari a 42.000 euro. Ci impegniamo a continuare il lavoro già iniziato nel 2020, spiega il responsabile della LIDA Roberto Russo, ovvero garantire la gestione attenta al benessere dei cani, anche promuovendo campagne e iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza per evitare gli abbandoni e favorire affidamenti ed adozioni. Come amministrazione, gli fa eco l'assessore Paolo Olivero, siamo contenti che sia nuovamente la LIDA a gestire il canile comunale, visto l'ottimo lavoro fatto negli anni precedenti. E a proposito di cani e stagione estiva, ricordiamo quelle che sono le regole stabilite recentemente nel corso del 2021 per i grandi parchi naturali, quindi il Parco del Moviso ma anche l'Ente Parco Aree Protette Alpi Marittime. Per poter visitare le terre del parco in estate con i propri cani resta l'obbligo del guinzaglio, non potranno mai essere liberati, si tratta di un provvedimento che è stato assunto a tutela della fauna selvatica che potrebbe essere appunto contagiata da malattie che non sono visibili nell'animale domestico che viene sottoposto regolarmente a vaccinazioni e a cure, ma che potrebbero essere decisamente gravi per la fauna selvatica. Una di queste è il cimurro. Si ricorda inoltre che gli animali, invece i cani in particolare, non possono essere introdotti nemmeno al guinzaglio nella riserva naturale di Crava Morozzo. Ed ora ci spostiamo a Mondovì per l'evento del Festival Piazza di Circo, che è iniziato ufficialmente nel passato fine settimana e proseguirà fino quasi alla fine di luglio. Si è aperto il Festival Piazza di Circo edizione numero 6. I primi due spettacoli hanno registrato il tutto esaurito nel salotto di Piazza Maggiore. Sabato 8 luglio sarà la volta dello spettacolo del Centro Servizi del Volontariato, interamente offerto al pubblico dalla CSV per i 20 anni dalla nascita del sodalizio. Ad aprire il festival, funamboli e acrobati. Questa funambola, dopo tutti questi giorni di preparazione, ci ha veramente sorpreso. Abbiamo un'immagine con questo angelo che ha attraversato la piazza con le rondini sopra di lei che lavoravano con lei, che si muovevano armonicamente. Abbiamo aperto il festival con una magia, davvero. Sono veramente contento perché la città sta rispondendo benissimo, questa piazza è
una meraviglia, e questa città è veramente accogliente. È una serata bellissima, bravo, tanto pubblico, tanta gente, poi per me insomma che sono residente a Piazza qua questa sera è veramente particolarmente emozionante, quindi davvero bravi, bravissimo Marco, l'organizzazione, ma veramente un livello veramente eccelso, davvero. Piazza di Circo resterà a Mondovì per quasi tutto il mese di luglio, ci saranno altre occasioni quindi? Sì, sicuramente, guardate qua, quest'anno ha raddoppiato le serate, 3 settimane, quindi accompagnerà questa prima parte della nostra estate monregalese e noi siamo veramente contenti come amministrazione, ci crediamo, ci ha creduto Paolo Adriano con la precedente amministrazione, ci crediamo fortemente noi, per cui insomma per noi nelle eccellenze decidiamo veramente di investire perché lo meritano l'organizzazione e gli artisti. E per gli eventi, anche quello del fine settimana di sabato e domenica 22 e 23 luglio, si svolgerà infatti in quell'occasione la seconda edizione del raduno Mondo Vie Motori Camion Storici, organizzato dai soci locali del CICS, ovvero il Circolo Italiano Camion Storici Gino Tassi e Associazione La Funicolare di Mondovì. Il raduno prenderà il via sabato 22 luglio con partenza da Caraglio, via Giacomo Matteotti, e poi si snoderà verso la cornice del Colle della Maddalena con il passaggio sul confine di Stato ovviamente anche il pranzo che seguirà all'arrivo. Nel pomeriggio il raduno proseguirà per Mondovì, dove saranno esposti in mostra statica da sabato fino a domenica appunto i camion che hanno partecipato, e ci sarà soprattutto la manifestazione Le Vecchie Signore Auto. La domenica gli equipaggi invaderanno i musei cittadini, il Fiore all'Occhiello di Mondovì, il Borgo di Piazza e il relativo borgo dove le vecchie glorie relativi equipaggi provengono da tutta Italia. E siamo arrivati in chiusura di questa edizione del telegiornale. A voi come sempre un grazie per averci seguito, l'augurio è che trascorriate una buona serata. Arrivederci.